Buongiorno a tutti, come avrete avuto modo di leggere è tornata questa autorevole voce del giornalismo locale che è Alto Lazio Notizie. Iniziamo comunque quindi da oggi a proporvi delle rubriche, video interviste e contenuti sui principali temi di attualità della nostra provincia e non solo. Come prima intervista abbiamo voluto iniziare appunto parlando di una tematica che abbiamo particolarmente a cuore, che è quella della tutela ambientale. E per parlare di ambiente non potevamo non invitare Famiano Crucianelli, che è il presidente biodistretto delle Forre e della Via Merinia, che ringraziamo di cuore per la sua disponibilità e con cui approfondiremo un argomento di stretta attualità perché è uscito fuori proprio adesso praticamente e che ha destato una profonda preoccupazione tra i cittadini della provincia di Viterbo. Parliamo della possibilità che il territorio, il nostro territorio, sia considerato idoneo all'allocazione del deposito nazionale di rifiuti radioattivi, quindi non è una cosa proprio banale, che è poi una struttura di 95.000 metri cubi di sostanze che sono estremamente pericolose. Presidente, quindi le chiedo una cortesia, ci aiuti a ricostruire un attimo la vicenda e a capire cosa effettivamente sta accadendo? Ma noi siamo di fronte a un problema grande, è un problema reale, e quindi per questo è giusto essere preoccupati. E la vicenda è semplice. Noi abbiamo un problema legato a 95.000 tonnellate di scorie radioattive. 80.000, 78.000 di queste sono a bassa e a media intensità e le altre sono a media, le 18.000 a media ed alta intensità, quindi altissimamente pericolose. Ora, queste scorie nel corso degli anni sono state in strutture provvisorie, precarie, illegali magari anche, e noi abbiamo una procedimento di infrazione da parte dell'Unione Europea perché avremmo dovuto da tempo individuare un sito dove fare questo stoccaggio di questa mole immensa di scorie radioattive. Aggiungo anche che dopo il 2025 ci torneranno indietro anche dalla Francia e dalla Gran Bretagna altre scorie che lì sono state mandate per essere processate. E quindi siamo ormai in una stretta. E questo ha spinto la Sogin a pubblicare questi siti che loro hanno individuato come potenziali siti dove poter mettere queste benedette o maledette scorie radioattive. Quindi questa è la situazione. E purtroppo il problema c'è, ma la soluzione che viene avanzata per quanto riguarda le nostre aree è assolutamente inaccettabile. Capisco. E, beh, sì, effettivamente la situazione è abbastanza importante. Quindi Sì, ma le ringrazio. perché il punto, ciò che mi preoccupa e che dovrebbe preoccupare è che noi siamo di fronte a un problema vero, perché non siamo di fronte alla solita sceneggiata, no? Che noi conosciamo abbastanza bene in questo paese, ma noi siamo di fronte al fatto che l'Unione Europea ci impone a questo punto di trovare una soluzione alla dispersione nel territorio di questi 95.000 tonnellate di rifiuti, ai quali si aggiungeranno anche quelli che arriveranno dalla Francia e dalla Gran Bretagna, rifiuti appunto pericolosi. E quindi una soluzione va trovata. Il punto è che hanno trovato una soluzione che è assolutamente, per quanto ci riguarda, priva di razionalità. E in questo senso, quindi, inaccettabile, o come dicono i toscani, irricevibile. Non è ricevibile dal nostro territorio una proposta che stravolgerebbe completamente l'esistenza economica, sociale e ambientale del territorio. Certamente, quindi beh, grazie di questa delucidazione perché a volte un po' si perde il senso dell'importanza e della gravità di alcune notizie e di quanto effettivamente ci siano dei rischi concreti. Infatti, a tale proposito, le volevo chiedere, qual è il livello di rischio concreto che questa mole di rifiuti radioattivi venga a finire in uno dei siti individuati nella provincia di Viterbo? Perché sono stati individuati più siti. Sì, sono stati individuati 67 siti a livello nazionale. E io dico che, ora, è difficile, è una lotteria, però
Perché, ripeto, non è chiaro come sono stati, poi magari ci torneremo, come sono stati individuati e quali sono stati i criteri che hanno portato a fare queste scelte. Però noto che siamo di fronte a una reazione molto aggressiva che viene avanti da parte di tutte le realtà che sono state nominate. Quindi si apre veramente una partita molto complicata, perché io ho visto che uno degli ambientalisti più noti e che più ha fatto battaglie sul nucleare, ma che è di Vercelli, ha già detto che il Piemonte non va bene, ha già escluso le aree piemontesi, e stiamo parlando non di uno nuclearista, è uno di quelli che ha promosso il referendum contro il nucleare. E lui dice che secondo Legambiente, secondo le sue valutazioni, quella zona, e c'è una storia che può anche comportare almeno una parte del ragionamento, dice che lì non può andare. Sento i toscani e i toscani dicono che loro neanche la discutono, la proposta è assolutamente irricevibile. Sento i pugliesi, stessa musica, i sardi. Ieri ho voluto vedere per curiosità una trasmissione dell'Unione Sarda, della televisione collegata all'Unione Sarda. Hanno addirittura mandato un clip di Cossiga che evocava le bombe in una situazione, in un contesto analogo del passato. Questo per dire qual è il clima che si è determinato. Cioè, si è determinata una situazione nella quale c'è stata una generale alzata di scudi. Quindi la partita è una partita molto. Noi siamo di fronte, lo voglio solo citare perché che uno degli argomenti che viene utilizzato e che io raccolgo perché è uno dei nostri argomenti, è quello di dire, non so, il piemontese dice, ma hanno individuato Carmignola come una sede, ma quello è un luogo di agricoltura molto importante. I toscani, quando hanno parlato di un altro sito che è vicino, credo, alla zona del Carcere, ma quella è una zona di agricoltura molto importante. E io ricordo, come ho già detto, che questo è il primo polo di produzione in Italia delle nocciole, che oggi è una produzione di qualità. Cioè, è cominciata una partita molto complicata nella quale bisognerà far valere tutte le ragioni che stanno dietro il nostro no. Noi ci troviamo di fronte a una cosa anche veramente inaudita da parte di questi signori che non so con quale discernimento hanno utilizzato e quali criteri hanno utilizzato per scegliere le nostre aree. Cioè loro a un certo punto individuano la zona intorno a Cortiano, cosa a cui io tengo molto perché è il cuore del mio distretto, stiamo parlando Cortiano, Gallese, Vignanello, stiamo parlando di 3 comuni su 13, è esattamente nel cuore del mio distretto, quindi tengo molto a questo ragionamento. E quando fanno, io individuo anche un po' di malafede, quando individuano quest'area evidenziano Cortiano e non Gallese, perché Cortiano è a rischio sismico 3, mentre Gallese è a rischio sismico 2, salvo il fatto che questo sito è un sito che sta a qualche centinaio di metri dal rischio sismico 2. Cioè è veramente un gioco delle tre carte questo, perché se come, ed è giusto, il rischio sismico ha un grande valore e il rischio sismico 2 viene considerato una zona di preoccupazione, non posso mettere a 500 metri a un chilometro un sito di questa natura. Cioè lo dico perché è indicativo di come sarà complicata questa discussione perché è del tutto irragionevole fare questa proposta. È noto che il nostro territorio, se partiamo dai cimini, è vulcanico ed è quindi anche una delle categorie che viene utilizzata per dire la proprietà o meno di un sito. Quindi noi avremmo tante ragioni dal punto di vista proprio geologico per avanzare delle obiezioni fondate, ma poi ne abbiamo altre che sono invece più generali. Non si può scegliere un sito, destabilizzare un intero territorio che ha una produzione di grande importanza e valore sul terreno agricolo, che ha addirittura anche una manifattura, perché Civita Castellana è il secondo polo della ceramica a livello nazionale, che ha una ricchezza ambientale. Hanno uno di questi siti, addirittura è individuato addirittura sul confine con l'oasi del WWF. E si parla di rispetto ambientale, di criteri e di criteri ambientali. È una zona che per ambiente, per storia, cultura, ricchezza archeologica, è una zona preziosa da un punto di vista turistico, e lì ci metti
un deposito di scorie nucleari, cioè vuol dire che è una cosa proprio che tu vuoi del male a quel territorio, perché è evidente che questo rappresenta un'ipoteca per quel territorio, per il futuro di quel territorio. È un territorio che ha scelto di essere un territorio biologico come strategia e quindi di alta qualità sul terreno della sostenibilità, che tu vai a metterci dentro questo tipo di... Ecco perché, diciamo, non è proprio il caso. Io devo dire che, riconoscendo la fondatezza del problema, e quindi non sono, diciamo, uno che della filosofia non mai nel mio giardino, no, il Certo. problema è che questa cosa è una cosa che ha una sua fondatezza, perché in Italia circolano e vengono buttate nei posti più incredibili questi rifiuti nucleari, e noi siamo persone responsabili, ma dobbiamo dire con altrettanta chiarezza che questo è proprio il luogo sbagliatissimo per poter fare una iniziativa di questo tipo. E è per questo che io ho dichiarato: noi siamo contrari senza se e senza ma. Non c'è un elemento di incertezza. C'è un elemento di certezza quando diciamo no, e non ci possono essere altre vie di uscita. Beh, sì, effettivamente. Poi basti pensare semplicemente a tutto quello che chiede il genio civile, magari solo per aprire una finestra su un edificio nella nostra zona, proprio per le ragioni di sismicità di cui parlava prima. E questa sembra veramente una decisione abbastanza assurda, ecco, in qualche modo strategicamente non corretta. Assolutamente, io credo poi ci saranno tutti gli approfondimenti, adesso verranno fatte le controtenzioni, i comuni. Io la prima cosa che cercherò di proporre è che questo sia una risposta non di un comune, due comuni, tre comuni isolatamente o tutti e tre insieme, ma che sia dell'intero territorio, perché io voglio dire, non è che Civita Castellana, che sta, non so, 5, 6, 7 km da Corchiano, sta dall'altra parte del mondo. È lo stesso tessuto ambientale, sociale, umano. Non è che Nepi, dove abbiamo quella preziosissima acqua di Nepi, sta molto più lontano e così via. Cioè, voglio dire, noi siamo, non a caso abbiamo scelto di fare insieme questi 13 comuni, questa esperienza e questa strategia del distretto biologico, perché siamo un insieme. È un territorio nella sua interezza che verrebbe pregiudicato, non è un comune di 2.800-3.000 abitanti che viene messo in discussione, o di 5.000 se parliamo di Vignanello. No, è tutto un territorio nel quale c'è una grande ricchezza umana, sociale, economica e ambientale e che verrebbe veramente compromessa. Assolutamente, vorrei sinceramente sperare che questo possa un po' unire gli animi in un'unica battaglia e sotto un'unica bandiera rispetto a questa faccenda. E proprio per questo la ringrazio e le faccio un'ultima domanda, se posso. Certo. Cosa possiamo fare noi cittadini effettivamente? Cosa possono fare le istituzioni? Cos'è in potere delle istituzioni per poter bloccare il progetto? E quindi che rischia di compromettere tutto quello di cui abbiamo parlato. Ma io penso che la prima cosa sia quello, come già accennavo, di avere la piena consapevolezza che la questione non riguarda un piccolo comune o due comuni o tre comuni, ma riguarda un intero territorio. Questa consapevolezza deve essere molto importante nella maturazione delle coscienze di chi innanzitutto governa questi territori. Cioè, bisogna che, devo dire che in questo senso il mio distretto è stata anche una palestra, perché ormai sono quasi 10 anni che questi 13 comuni con fatica, ma discutono, fanno delle scelte insieme, e quindi questo è molto importante. E quindi vi è una premessa che può costruire questa unitarietà di intenti da parte dei comuni. Il secondo passo, che va insieme al primo, è il coinvolgimento dei cittadini. Cioè, noi bisogna che questa discussione la portiamo all'interno delle nostre comunità e spieghiamo con chiarezza quali sono le ragioni. Noi non dobbiamo alimentare delle spinte irrazionali, noi dobbiamo alimentare, diciamo, una riflessione razionale su quella che è la tematica che è di fronte a noi e come questa riflessione ci porti alle conclusioni che sono assolutamente conclusioni che non hanno alcuna crepa, alcun dubbio. Io mi trovai anni fa a fare una dissimile, non è la stessa cosa, era molto meno,
una battaglia di questo tipo a Gallese, che è il mio paese di origine, su una centrale che era dell'Elsacom, che è una multinazionale, voleva fare una grande centrale per i telefonini, e c'era tutto il grande problema dell'inquinamento elettromagnetico. Cosa che allora, perché stiamo parlando di quasi 30 anni fa, era una cosa ancora, diciamo, non proprio, c'era una consapevolezza scarsa su Certo. questo. Oggi tutti si rendono conto che invece il problema dell'inquinamento elettromagnetico è un problema molto serio. Beh, devo dire che all'inizio vi è stata un'incertezza, ma poi i cittadini hanno partecipato attivamente e alla fine l'Elsagom ha preso altre strade, ha dovuto abbandonare questa ipotesi. Io credo che noi siamo di fronte a un fatto che è esponenzialmente superiore a quello che l'Elsacom voleva fare a Gallese. Siamo di fronte a una scelta di ben altra qualità e di ben altra natura. E quindi la consapevolezza dei cittadini è l'altro grande passo che noi dobbiamo cercare di realizzare, cioè far capire bene che cosa sta accadendo. Aggiungo però, e concludo, che questo ci invita anche a fare un discorso pieno, perché se noi vogliamo essere convincenti e responsabili, dobbiamo spiegare che questa non è una questione isolata, che la questione dell'ambiente è una questione unica. Se noi vogliamo contrastare, come dobbiamo contrastare una scelta che pregiudica o può pregiudicare o comunque apre un rischio rispetto alle condizioni socio-ambientali e alla salute del nostro territorio, dobbiamo sapere che ci sono altri problemi, che l'inquinamento chimico contro il quale ci stiamo battendo da anni, che riguarda pesticidi, che riguarda coltivazione chimica, che riguarda l'inquinamento delle falde, non è che sia una cosa diversa, no? L'inquinamento Affatto. chimico è anch'esso portatore di una serie di conseguenze che sono estremamente negative. A partire dalla stessa terra, perché se noi continuiamo così, la terra perderà la sua fertilità. Allora voglio dire, per me questa è una grande occasione, innanzitutto per fermare questo nefasto progetto, ma allo stesso tempo perché serve a far crescere la consapevolezza di tutti nelle istituzioni, nelle nostre comunità, di quanto sia fondamentale il destino del nostro ambiente. Certo, quello da cui poi noi dipendiamo. Anche, La quindi nostra vita nasce lì. la nostra vita nasce decisamente lì. Io la ringrazio per il suo intervento, molto esaustivo e chiarificante, e con tutta sincerità auspico le stesse cose che auspica lei, quindi una comunità di intenti affinché questo pericolo possa essere sventato in qualche modo e che poi possa crescere un senso comunitario e di ecosostenibilità maggiore, perché poi innanzitutto è dentro le nostre case e poi anche per rispetto del luogo dove viviamo e da cui nasciamo. Grazie Io infinite. ringrazio voi. Grazie. Le Avete un auguro. ruolo preziosissimo, che è quello di informare i nostri cittadini. Grazie. Grazie a lei, le auguro di nuovo buon anno e speriamo in un 2020-21 più positivo di quello che ci ha lasciato. Non dovrebbe essere difficile, visto l'anno che abbiamo alle spalle. Decisamente. Grazie infinite, di nuovo buona giornata. Anche a lei.